Ciao a tutti! Ciao! Buongiorno! Benvenuti a questo vlog sul saggio, perché c'è tutta una rubrica sul saggio sul mio canale YouTube, poi vabbè, vedremo. Wow. Il primo vlog che faccio oggi è questo con le diplomande, salutate! Ciao! Ma come si dice? Diplomando o diplomandi? Diplomande. Presentatevi al volo, dite il vostro nome. Maria Antonietta, Laura, Giorgia, Greta, Ivana. Va bene. Allora, una mia che è stata attenzione. Vi linko la foto del che c'è sullo buscoletto del saggio, perché ci sono foto epiche. Tipo c'è la foto di Greta con Stitch, che secondo me merda. Tanti! Allora, iniziamo. Quest'anno vi diplomate in moderno. Sì. No, tutto in moderno? No, no, in classico. Perché mi sono messa in classico? Vabbè, è prima mattina, adesso va bene. E molti però si diplomano anche a scuola. Sì. Io ho già fatto. Tutte tranne lei. Tranne lei. È vero. Programmi per il futuro? No. No. Noi non abbiamo futuro. Un grande vuoto. Sì, no, un grande anno sabbatico, bello. Beh, apriamo una rubrica, i consigli di Giorgia. Cosa fare nel futuro? Uccide. Allora, raga, vi dovete trovare un grandissimo bel pezzo di tipo sarà ricco, così non lavorate, fate la bella vita. Raga, bianchi questo, tutto a posto, sì. Come perpetrare gli stereotipi delle bionde? Trovate fare un modo anche per il no, raga, dovete studiare, vi dovete costruire il vostro futuro. Ma che stai dicendo? Perché non parliamo? Con questo che parliamo? Membrini, io! Ok, dopo questo discorso da Miss Italia, proprio, ti avrei fatto vincere. Voglio la pace nel mondo. Allora, una cosa seria, allora, cosa direste ad una persona che non è un vostro parente per convincerla a venire a vedere il saggio di domani? Che noi balleremo quasi nude, ragazzi! Vabbè, aspettate, prima rispondo io. Allora, i motivi sono due. Uno è che queste qui ballano il burlesque. Due è che la metà di queste qui ballano Beyoncé. Beyoncé! Quindi se non vi ha convinto questo... siete speranti. No, a parte gli scherzi, facciamo una cosa seria. No, una... perché? Ya, raga, che stavate la vedete andare, la tagli stavando. La mia motivazione, secondo me quest'anno vale la pena venire a vedere il saggio, sì. Perché oltre alle coreografie degli insegnanti ci sono, sì, le coreografie degli alunni. Tipo io non, così non ho visto praticamente niente, sono venuta, non ho visto praticamente niente quest'anno, cioè sono andata a vedere le prove ieri e vedrò le prove oggi e vedrò il saggio domani. E se non avessi letto la scaletta non avrei saputo dire quali sono le coreografie giocate dai ragazzi e quali quelle dei professori, degli insegnanti. Quindi questo secondo me è un gran bel commento, una gran bella motivazione per venire. Altre motivazioni? Abbiamo le coreografie degli Enna! Direttamente dal Mario Scottale! Mamma mia, Filippo! Accarezzato! Benvenuti tutti! Avete Abbiamo le coreografie di Nicoletta! Grande, la messa di Nicoletta Pizzariello, fantastico! E di Valeria! E di Valeria Leo, fantastico! E di Valeria Leo! Ok, quindi lasciamo un bando! Lanciamo un bando, prepara anche tu una coreografia per la terzigola. I migliori verranno nel saggio dell'anno prossimo. Ok, grazie. Inviate i vostri video di indirizzo che uscirà. E noi vi ci vedremo se siete tanti. Va bene, dai, chiudiamo questo vlog, facciamo un saluto.